I bozzetti a olio sono generalmente dipinti di piccole dimensioni, eseguiti con rapide pennellate, concepiti come studi preliminari dell'opera definitiva. Quando Rubens lavorava a grandi opere, era solito realizzare uno schizzo a olio della composizione che, insieme ai disegni dei diversi dettagli, fungeva da modello per una squadra di assistenti altamente qualificati. Questi si occupavano di preparare il dipinto prima che intervenisse Rubens a completare l'opera. Un metodo di lavoro che caratterizzava molte botteghe di grandi artisti che avevano troppe commissioni da poter realizzare da soli. Il bozzetto della caccia al leone è una delle prime scene di caccia realizzate dal pittore Fiammingo, un genere pittorico molto richiesto dai committenti aristocratici per i quali la caccia, oltre che uno sport, era un simbolo di potere. Non conosciamo l'opera definitiva, ma molti dei motivi contenuti in questa bozza li ritroviamo in altre opere. La composizione densa e dinamica, in grado di trasmettere la straordinaria energia e violenza della caccia insieme al suo orrore, è un esempio del vigoroso stile di Rubens. L'artista aveva una grande fluidità di mano, in grado di muovere il pennello con leggerezza e guizzo. Dopo Rubens furono molti i pittori a realizzare bozzetti a olio iniziali come parte del lavoro preparatorio, e questi schizzi vennero presto apprezzati nella loro autonomia. Nei bozzetti a olio di Rubens, la mano del maestro si manifesta in ogni tocco con una grande libertà nell'uso del pennello. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!